Salvini alla Ravetta. No al Green Pass. No, guardi, non abbiamo bisogno di traduttori. Gomez, faccia no, poca ironia, perché io sono una persona seria. No, non ho bisogno ironia, del traduttore, Laura, di Gomez. E i telespettatori ironia. Sono sufficientemente preparati e intelligenti per capire ciò che ho detto. Quindi io non interpreto le sue parole, lei non interpreti le mie, per cortesia. Perché veramente mio è molto maleducato. È spiegare la politica non ho bisogno chi del traduttore segue. Gomez. Sì, allora, io mi quello sono che leggo nelle parole sue di Salvini. Non ho bisogno del traduttore del Fatto Quotidiano. Ma io non sto polemizzando, Ravetto, io sono allora da parte d'accordo con le cose che me. Parli per allora, lei. Allora gliela dico così, cosa ho capito io? Prego, va bene? Dica quello che ha capito lei. Cosa ho capito io dalle parole di Salvini e della Ravetto? Bravo. Che se si andasse in Consiglio dei Ministri con un provvedimento del genere, la Lega sarebbe contraria al Green Pass per ristoranti e bar e potrebbe invece discuterne per gli stadi, per le discoteche e per altri luoghi. Assolutamente no. Allora, ci arriviamo tra un momento, perché parliamo di modello francese, ma in realtà sono tanti i paesi europei che si stanno interrogando sulla adozione del Green Pass, come lascia passare alla vita sociale, e ce ne sono alcuni.